Quest'anno Quantic Dream celebra il suo 25esimo anniversario di attività. 25 anni che hanno visto la compagnia francese passare dalle stelle di David Bowie ai pianeti di Star Wars, raccontando storie di androidi, esseri paranormali e misteriosi serial killer. Per ripercorrere il passato di Quantic Dream, conoscere il suo presente e farci un'idea del suo futuro, siamo volati a Parigi per far visita agli uffici dove il team di sviluppo dietro Heavy Rain e Detroit Become Human sta lavorando attivamente a diversi nuovi progetti, tra cui il già annunciato Star Wars Eclipse. Ma per raccontare la storia di Quantic Dream dobbiamo partire da questa persona qui, il suo fondatore David Cage. Già dagli anni Ottanta David Cage lavorava come compositore di musiche, iniziando con pubblicità per la televisione e facendo commissioni per artisti di vario tipo, fino a collaborare con film e videogiochi per compagnie come Sega e Sony. In tutti questi progetti, David Cage appare nei crediti con il suo vero nome di battesimo, David De Gruttola. La sua famiglia è infatti di origini italiane, proveniente da un piccolo paese in provincia di Avellino, ma poi trasferitasi in Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu solo dopo i primi lavori nel settore della musica che a David venne suggerito di adottare un nome d'arte più internazionale e più semplice da pronunciare. Da quel momento in poi cominciò a utilizzare lo pseudonimo di David Cage. Dopo 15 anni come compositore, la carriera di David Cage si preparava però a prendere una direzione differente, quando all'inizio del 1995 si imbatté in un oggetto che non aveva mai visto prima. Ricordo molto bene il momento in cui mi convinsi a creare Quantic Dream. Mi trovavo per puro caso al CES, una storica fiera di tecnologia. Stavo esplorando i padiglioni senza avere chissà quali aspettative, ma in fondo a una delle sale notai una macchina grigia che assomigliava a una specie di valigetta. E collegato a questa c'era uno schermo con dei personaggi in 3D che stavano combattendo. Il gioco nello schermo era Battle Arena Toshinden, uno dei primi picchiaduro con personaggi e arene tridimensionali. La valigetta grigia su cui girava il gioco era invece la prima PlayStation. La persona allo stand mi disse: questa è appena uscita in Giappone e non è ancora disponibile nel resto del mondo, ma è in grado di mostrare scene 3D in tempo reale. Fui affascinato da quello che vedevo nello schermo. Per me era una rivoluzione perché fino a quel momento conoscevamo solo giochi in 2D. E improvvisamente la terza dimensione rendeva tutto possibile. Fu in quel momento che desiderai creare storie in cui il giocatore era l'eroe. E fu così che iniziò tutto. Non c'era un business plan o un progetto a lungo termine. Convinto a lasciare il suo lavoro come compositore, Cage iniziò così a scrivere la sceneggiatura per un nuovo gioco ambientato in un mondo di fantascienza e intitolato The Nomad Soul. Ne venne fuori un documento di 200 pagine che raccontava la storia in ogni dettaglio. Il giocatore sarebbe stato proiettato dal mondo reale alla città futuristica di Omicron e avrebbe avuto il potere di controllare decine di diversi personaggi allo scopo di risolvere il mistero dietro una serie di omicidi. Riuscire a trovare qualcuno interessato a finanziare il progetto sembrava però un'impresa impossibile e così assieme a 5 persone che conosceva, David Cage decise di creare una demo in 6 mesi. Ci vollero ancora diversi tentativi, ma alla fine lo sviluppatore riuscì a ottenere un accordo con Eidos, l'editore inglese che aveva da poco pubblicato Tomb Raider. Lo sviluppo su The Nomad Soul poteva finalmente iniziare, e così il 2 maggio 1997, in un piccolo appartamento a sud-ovest di Parigi, nacque ufficialmente Quantic Dream. Uscito su PC nell'ottobre del 1999 e pochi mesi dopo su Dreamcast, Omicron The Nomad Soul era un'avventura in 3D che mescolava esplorazione, momenti action e la raccolta di indizi in giro per la città. I combattimenti funzionavano a tutti gli effetti come un picchiaduro, esattamente come quel Battle Arena Toshinden che qualche anno prima aveva stregato David Cage,
forse non era quello. No, oh no, in Omicron. In realtà no. L'ispirazione dietro ai combattimenti viene da Tekken. Sono un grande appassionato di Tekken fin dal primo capitolo. Lo adoro e lo gioco ancora oggi. Il mio personaggio preferito è Paul Phoenix. Semplicemente era il gioco a cui stavamo giocando in quel periodo. Anche se imperfetto, Omicron era un gioco all'avanguardia. Proponeva un mix di generi, era originale nella storia ed era anche uno dei primi giochi ad avere una città open world in 3D, prima ancora di GTA 3. Ma quello che viene ricordato ancora oggi è soprattutto il coinvolgimento di un artista d'eccezione, il duca bianco David Bowie. Ero già un fan di David Bowie, ma diciamo che con Omicron sono diventato un diverso tipo di ammiratore. Ero fan del musicista e sono diventato fan dell'uomo. Avendo avuto esperienza nel settore della musica, ero convinto che per The Nomad Soul avevamo bisogno di collaborare con qualcuno che fosse davvero talentuoso. Il team stilò un elenco di artisti che avrebbe voluto e al primo posto c'era David Bowie. All'inizio abbiamo pensato, ok, è impossibile, non lo farà mai. Eravamo un team piccolo e appena nato e non avremmo mai convinto una leggenda come lui. Ma quando abbiamo contattato il suo agente ci ha detto, perché no? Abbiamo così organizzato un incontro con David Bowie, gli abbiamo raccontato il gioco, gli abbiamo mostrato la demo, alcuni bozzetti e abbiamo discusso le idee sulla storia e sui personaggi. Gli piacque e ci chiese cosa potevamo fare assieme. David Bowie finì per comporre una dozzina di canzoni originali e 12 ore e mezzo di musiche strumentate. Non solo perché lui e sua moglie Iman hanno prestato il volto e la voce a due personaggi del gioco. Yes, I said my priority was that I looked about 24 years old. Just a fantastic collaboration. Fu una collaborazione fantastica. Oltre a essere ovviamente talentuoso, è stato anche molto professionale e affascinante. Abbiamo speso tanto tempo assieme parlando di arte, musica e altre cose. Era una persona estremamente affascinante. Omicron The Nomad Soul vendette un buon numero di copie in Europa, mentre negli Stati Uniti fu un mezzo fiasco. Eidos decise quindi di cancellare la versione PlayStation del gioco e anche lo sviluppo di un seguito alla fine venne interrotto. Poco male però, perché Quantic Dream era già al lavoro sul suo prossimo progetto, con un team che aveva potuto ingrandirsi fino a coinvolgere un'ottantina di persone e numerosi attori per le animazioni facciali e il motion capture. Pubblicato nel 2005 con Atari, Fahrenheit Indigo Prophecy cominciava a delineare quelle che negli anni sarebbero state alcune caratteristiche ricorrenti nei giochi dello studio francese. Una storia raccontata dalla prospettiva di più personaggi, un taglio fortemente cinematografico e la possibilità, attraverso le scelte prese durante il gioco, di influenzare gli eventi raccontati, fino ad arrivare a dei finali differenti. Diversamente da The Nomad Soul, che era ambientato nella città immaginaria di Omicron, Fahrenheit fu però il primo di diversi giochi dello studio ad avere luogo in una città degli Stati Uniti. Sai, sono di una generazione che è nata e cresciuta con film e serie americane e abbiamo sempre pensato che gli Stati Uniti fossero il background universale quando vuoi raccontare storie in grado di arrivare a tutti. Era il set neutrale che tutti conoscono e in quel periodo mi sembrava il posto migliore per raccontare le nostre storie. Dopo 2 anni di sviluppo, Fahrenheit venne pubblicato nel 2005 su PC e console e fu accolto molto positivamente dalla critica e dal pubblico, ricevendo diversi riconoscimenti e affermando Quantic Dream come uno studio da tenere d'occhio nell'ambito delle storie interattive. Concluso Fahrenheit, David Cage non aveva però le idee chiare su quale sarebbe stato il suo prossimo progetto. Quantic Dream decise così di prendersi una breve pausa per lavorare a qualcosa di diverso, ovvero un cortometraggio. L'ispirazione venne da Pixar. Come tutti adoriamo i loro lavori ed è una cosa che loro hanno sempre fatto. Tra un film e l'altro dicono alle persone, se hai un'idea, perché non ne fai un cortometraggio? E a volte quel corto finisce per diventare un film, altre volte no. Quello che ne venne fuori fu The Casting, un cortometraggio in cui una giovane donna interpretata dall'attrice Aurélie Bonchillon fa un provino per una parte in un film solo per essere alla fine scartata. L'obiettivo era semplicemente
testare la tecnologia di PlayStation 3, il motion capture, sfiorare i limiti di quello che era possibile e anticipare cosa avremmo potuto ottenere nei giochi. Il risultato finale fu talmente impressionante che decidemmo di condividerlo gratuitamente con il mondo. The Casting venne mostrato alle 3 del 2006, ma fu grazie a questa demo e all'ottima accoglienza ricevuta che Quantic Dream riuscì a stringere un accordo di esclusiva con PlayStation per i suoi prossimi tre giochi. Il primo fu Heavy Rain, un'avventura drammatica che prendeva spunto proprio da The Casting e che uscì nel 2010 su PlayStation 3. Penso che Heavy Rain abbia rappresentato una svolta nella mia carriera perché improvvisamente ho iniziato a scrivere di cose che erano un po' più vicine a me. Fu il progetto con cui ho iniziato a cercare una mia voce come scrittore e director. Mi ci è voluto molto tempo, ma con Heavy Rain ho capito che potevo raccontare qualcosa di diverso dalla solita storia del supereroe che salva il mondo. Ad esempio, potevo raccontare la storia di un padre, come potevo essere io o chiunque altro. Heavy Rain fu un progetto decisamente più ambizioso rispetto a quelli realizzati fino a quel momento da Quantic Dream, sia dal punto di vista tecnologico che di scrittura. Venivano raccontate le storie di quattro protagonisti, quattro racconti che si incrociavano e si influenzavano, e che a seconda delle scelte del giocatore potevano portare a uno dei sette finali diversi, in cui i personaggi potevano sopravvivere o morire. Fu la prima volta che lo studio aveva a che fare con un racconto con così tante diramazioni, e l'idea che ogni giocatore potesse avere un'esperienza molto diversa da quella degli altri rendeva il gioco affascinante. Certo, con una trama così articolata, non mancarono le problematiche e le difficoltà nell'evitare che la storia fosse chiara e senza buchi di sceneggiatura. Era qualcosa di completamente nuovo per noi, e abbiamo esplorato e sperimentato. Una delle sfide più grandi fu quella di accertarci che, a prescindere dal percorso seguito e dalle scelte prese, il giocatore avrebbe comunque ottenuto tutte le informazioni per comprendere la storia. E quella è stata una grossa gatta da pelare, quindi può darsi che certe diramazioni non abbiano raccontato per bene tutti i dettagli. Il gioco non era perfetto, ma fu molto complicato e ambizioso. Però sai, dagli errori e dalle scoperte si impara e si cerca di fare sempre meglio la volta dopo. La volta dopo fu con Beyond Due Anime, nuovo gioco in cui la protagonista, Jodie Holmes, aveva il potere di interagire con un'entità sovrannaturale chiamata Aiden. Per questo trascorre degli anni difficili, in cui diventa oggetto di studi e di ricerche, e attraverso una serie di flashback si cerca di conoscere meglio il suo passato per aiutarla a trovare il modo di liberarsi. Per il progetto, Quantic Dream coinvolse un cast d'eccezione, e in particolare Elliot Page, nei panni di Jodie, e Willem Dafoe, che interpretò il professore Nathan Dawkins. Quando abbiamo coinvolto Elliot Page e Willem Dafoe, non fu tanto per l'idea di lavorare con attori estremamente famosi, ma a trovare qualcuno che fosse perfetto per il ruolo. Queste persone erano estremamente talentuose, sì, ma allo stesso tempo corrispondevano precisamente all'idea che avevamo dei personaggi. Li abbiamo approcciati sempre con umiltà e tenendo i piedi per terra. Perché è vero che in passato abbiamo lavorato con David Bowie, ma devi sempre incrociare le dita e sperare che il tuo progetto gli interessi. A volte funziona e altre volte no. Sto cercando persone che hanno il talento e le abilità per diventare quei personaggi, e alla fine della fiera non è tanto importante che siano famosi oppure no. Pubblicato su PlayStation 3 nel 2013, Beyond Due Anime fu un gioco divisivo. Se da un lato venne criticata la qualità della storia e l'interazione di alcuni personaggi, dall'altro era evidente come Quantic Dream avesse fatto dei passi da gigante da un punto di vista tecnologico. Animazioni facciali, dettagli grafici e motion capture erano migliorati in maniera impressionante da Heavy Rain, e anche se non è ricordata come l'opera più riuscita del team francese, l'enorme campagna marketing attorno al progetto ha contribuito a renderlo uno dei giochi più venduti su PlayStation 3. Negli anni che erano passati da Heavy Rain a Beyond Due Anime, Quantic Dream ha continuato a sperimentare con nuove soluzioni e tecnologie, realizzando altri due cortometraggi. Uno di questi, intitolato Kara, fu la base di partenza per il primo gioco dello sviluppatore ad arrivare su PlayStation 4. Si trattava di Detroit Become Human. In questa nuova avventura, Quantic Dream tornò alla fantascienza, proponendo una versione futuristica della città di Detroit, in cui si seguiva la storia di tre androidi in una società di umani. Ma cosa significava essere umani? E può un androide essere più umano della persona che lo ha creato?
Sono queste le tematiche di quello che a oggi è stato senza dubbio il gioco più ambizioso mai realizzato da Quantic Dream. Le 200 pagine di testo che componevano la sceneggiatura di Omicron sono niente in confronto alle oltre 5.000 pagine di Detroit. Se nel 1999 il team di sviluppo aveva 39 dipendenti, con Detroit lo studio è arrivato a oltre 200 persone. Tra artisti, game designer, animatori, programmatori, scrittori, a cui si aggiungono poi gli oltre 250 attori coinvolti per il motion capture. Quando uscì nel 2018, Detroit Become Human fu un nuovo successo commerciale per Quantic Dream e riuscì a vendere più di Heavy Rain e Beyond Due Anime, ottenendo recensioni generalmente positive. Per l'azienda francese però non fu un anno di festeggiamenti, visto che pochi mesi prima dell'uscita del gioco alcuni quotidiani nazionali pubblicarono un'inchiesta congiunta in cui si accusava l'azienda di favorire un ambiente di lavoro tossico, ostile e denigrante per i propri dipendenti. Una delle accuse fatte alla direzione di Quantic Dream parlava nello specifico di fotomontaggi compromettenti che ritraevano alcuni dipendenti e che circolavano nei suoi uffici nonostante la compagnia ne fosse a conoscenza. Quello che è successo è che 5 anni fa, quasi 6, abbiamo avuto un caso isolato e spiacevole nello studio con alcune immagini che sono state condivise da qualcuno. Ci sono volute 2 ore prima che intervenissimo e rimuovessimo le immagini. Ma a causa di queste 2 ore avvenute 5 anni fa, abbiamo avuto una tonnellata di strane storie diffuse online. Anche i nostri dipendenti furono sorpresi, io rimasi sorpreso e nessuno capì bene cosa stava accadendo. Capisco che ci sia una grande richiesta di trasparenza all'interno del settore per essere sicuri che gli studios abbiano certi valori e noi crediamo che questo sia positivo e importante per l'industria intera. Ovviamente Quantic Dream non deve fare eccezione, ma allo stesso tempo i nostri dipendenti si sono espressi in numerose occasioni sottolineando quanto fossero contenti di lavorare qui e quanto vorrebbero essere rispettati per questo. Da quella controversia scaturì una lunga causa legale che portò Quantic Dream da un lato a vincere contro il quotidiano Le Monde, dall'altro a riconoscere una somma da pagare a uno dei suoi ex dipendenti. Quell'esperienza ha indubbiamente segnato una cicatrice nell'immagine dell'azienda, che da quel momento in poi ha provato a rimboccarsi le maniche per riguadagnare la fiducia del pubblico e del settore. Internamente parliamo e discutiamo cercando di essere più trasparenti possibile. Forse l'errore che abbiamo fatto in passato è stato concentrarci sullo sviluppo dei giochi e non comunicare all'esterno chi siamo, cosa facciamo e quali sono i nostri valori. Valori che sono sempre stati lì da 25 anni. Una cosa che è sicuramente cambiata è quella di dare voce ad altre persone dello studio. Magari un tempo era importante avere un rappresentante di riferimento e identificare un'azienda con un volto e una voce, mentre oggi le cose sono cambiate e le persone vogliono ascoltare di più i membri del team. E questo è qualcosa che condivido e rispetto. Andare sul palco e parlare per me non è mai stata una questione di ego, ma era semplicemente utile affinché lo studio venisse ascoltato. Dal 2019 Quantic Dream è anche un publisher. Ha iniziato a supportare sviluppatori indipendenti e a mettere a disposizione le sue attrezzature e l'esperienza guadagnata negli anni per la pubblicazione di progetti più piccoli. Abbiamo lavorato esclusivamente con Sony per 12 anni. È stata una collaborazione fantastica, ma poi abbiamo detto vogliamo diventare indipendenti, finanziare i nostri giochi ed essere noi stessi publisher. Allo stesso tempo, ora che siamo publisher, possiamo aiutare altre realtà, dando indietro al settore quello che il settore ci ha dato quando eravamo agli inizi. Abbiamo cominciato in piccolo e con pochi sviluppatori, ma continueremo ed espanderemo questa attività nei prossimi anni con più giochi e progetti più grandi. Nel 2021 Quantic Dream sorprese tutti, prima di tutto annunciando l'apertura di Quantic Dream Montreal, un secondo studio in Canada che avrebbe lavorato assieme al team parigino allo sviluppo di più progetti contemporaneamente. Fu però ai The Game Awards 2021 che Quantic Dream mostrò il trailer del suo prossimo gioco in sviluppo, confermando alcune indiscrezioni circolate nei giorni subito precedenti. Il gioco in questione è Star Wars Eclipse, un action-adventure basato sulla popolare saga di Lucasfilm e ambientato centinaia di anni prima degli eventi visti al cinema. Lavorare su Star Wars è un sogno che si avvera. Ho scoperto il film a 8 anni e, come tutti, fui davvero affascinato da questo universo incredibile.
è un tale monumento alla cultura pop che dobbiamo avvicinarci con rispetto, essere fedeli al suo DNA e alla community di fan, stando molto attenti a quello che facciamo. Abbiamo questo fantastico rapporto con il team in Lucasfilm, che è un po' il guardiano del tempio e si assicura che non vengano fatti errori. Ma allo stesso tempo non vuoi limitarti a usare quello che già c'è per quanto sia grandioso, ma vuoi anche contribuire e introdurre qualcosa. E questo è il nostro approccio. Come possiamo essere creativi su una licenza a cui hanno lavorato così tanti talenti in passato, a partire ovviamente da George Lucas? Se si guarda la storia di Quantic Dream, un progetto come Star Wars Eclipse appare veramente anomalo. Fino a oggi l'azienda francese aveva sempre realizzato delle opere completamente originali, dando vita a mondi, personaggi e storie inedite, e mantenendo totale autonomia e controllo creativo. L'esatto opposto di una licenza famosa come Star Wars, dove tutto dovrà essere approvato da Lucasfilm e dove tutto sarà attentamente scrutinato da milioni di fan in giro per il mondo. Beh, ecco, vedi, il fatto che lavoriamo su Star Wars per me non è così strano. Direi che siamo compatibili. È sicuramente qualcosa di nuovo e per gli scrittori, i director e tutto lo studio avere la possibilità di lavorarci è una sfida esaltante. Ovviamente non posso scendere ancora nei dettagli, ma ci sentiamo galvanizzati. Il teaser che abbiamo realizzato dà un'idea di quella che è la visione di Quantic Dream e dove vogliamo andare con il gioco. Dopo 25 anni di attività, Quantic Dream è ancora in crescita. Ha espanso nuovamente il personale, ha aperto un secondo studio in un altro continente, ha iniziato a pubblicare giochi di altri sviluppatori e a lavorare su più progetti allo stesso tempo. A differenza di altre aziende, Quantic Dream continua inoltre a investire nelle sue tecnologie, sviluppando internamente il suo motore e creando strumenti e software innovativi. Oggi parte di queste tecnologie e attrezzature viene messa a disposizione di altre grandi compagnie nell'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento. Basti pensare che è dentro le mura di Quantic Dream che Netflix ha girato alcuni episodi di Love, Death and Robots o che Bandai Namco ha realizzato il primo trailer di Elden Ring. Eppure, per assicurare che il futuro della compagnia sia altrettanto roseo, la direzione si prepara a passare il testimone a una nuova generazione di talenti. Abbiamo grandi progetti per il futuro. Abbiamo una visione a lungo termine e nel team ci sono tante persone talentuose che pian piano prenderanno il posto dei membri più anziani. Dopotutto io ho 53 anni. C'è una nuova generazione di sviluppatori a cui abbiamo fatto fare esperienza dai tempi di Beyond o Heavy Rain. Sono persone cresciute nello studio e che nel tempo si sono fatte carico di responsabilità sempre maggiori. Il futuro è nelle loro mani e oggi uno dei miei obiettivi principali è supportarli e aiutarli. Allo stesso tempo ci sono molte idee e progetti interessanti per il prossimo paio d'anni e oltre. L'importante sarà non diventare cinici e non smettere di sperimentare nuove idee, ma più di tutto bisognerà continuare a lavorare con passione. Work for passion, I think that's the most important thing. Questa era la storia fino a oggi di Quantic Dream, o almeno un racconto in sintesi di quelle che sono state le tappe principali che per un quarto di secolo hanno visto la compagnia fondata da David Cage crescere, sperimentare e imparare dagli errori fatti. Come hanno ammesso gli stessi sviluppatori, i loro giochi non sono mai stati perfetti, ma è innegabile che con ogni progetto ci sia stata l'intenzione di segnare nuovi standard tecnologici e raccontare storie dal taglio sempre più cinematografico. Sarà interessante vedere cosa tireranno fuori da Star Wars Eclipse, che sarà molto più action rispetto a Heavy Rain e Detroit, ma sarà anche interessante scoprire gli altri progetti del team e che direzione prenderà Quantic Dream nei prossimi anni, quando il testimone passerà in mano a una nuova generazione di creativi. Se questo video vi è piaciuto e volete vedere più contenuti di questo tipo, fatecelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale di Multiplayer.it per restare aggiornati ogni volta che pubblichiamo nuovi approfondimenti, recensioni o anteprime sul mondo dei videogiochi.